Buongiorno ragazzi, era un po' che non lo dicevo, effettivamente, ebbene sì, oggi piove. Io diciamo che volevo andare al pop-up dei BTS Monochrome, che oggi è l'ultimo giorno di domenica. Credo non ci andrò. Primo perché se era vicino, ok, però è un po' lontanuccio e non ho proprio sbatti. Cioè, il mio punto era andarlo a vedere, tanto non volevo comprare nulla. Quindi purtroppo non ve l'ho potuto far vedere neanche a voi. Ci sono i video, certo, potete vedere i video di altre persone, ma non il mio. Però dopo comincerò a piovere di più, quindi non me la sento, sinceramente. Me ne sto a casina, faccio le mie cosine. Tra l'altro ieri c'è stato un giorno di pausa e non vi ho fatto vedere. Signorami è stato rasatino in un modo un pochino a caso, perché ho preso la macchinetta e l'ho tagliato, vedete, così non a pelle ovviamente, però almeno sta un po' più fresco. E poi cos'è successo ieri, ragazzi? Mi sono messa a pulire ovunque. Ho pulito i vetri, questi qua della doccia, tutte le mattonelline, tutte le fughe, queste qua del bagno. Quindi adesso sono tutte bianche, limpide, ok? E ovviamente poi mi sono messa a pulire cose tipo anche le fughe delle finestre, eccetera, eccetera. E il fatto sta che ho lasciato aperto per molto tempo le finestre. A un certo punto mi metto a letto, ieri sera, cosa succede? Comincio a sentire zzz, zzz. Dico, guardate. Guardate adesso cosa è entrato, non lo so, mio Dio, panico, perché non so se lo sapete, non so se ve l'ho mai detto, ma io soffro di entomofobia, che è la paura degli insettini che volano. Cioè io mi paralizzo proprio, però col fatto che vivo da sola, giustamente, chi lo fa se non io? Quindi ho preso tutte le energie che avevo, me ne è servito di coraggio, ho preso la scopina, quella che uso per terra, e ho incastrato questo insetto al muro. La prima volta era però ancora vivo. Cioè, a me dispiace fare queste cose, però nel senso, come faccio? Ma che cos'era questo insetto? Il mio incubo peggiore, perché vi giuro, se era un bacarozzo grosso così era meglio. Era uno zanzarone, ragazzi. Purtroppo io non lo so perché i zanzaroni mi fanno di un senso, di una repulsione che voi non avete idea. Quindi quando ho rialzato il cosino, poi dal soffitto, ho detto, ma mi casca in faccia, palese. Era ancora vivo e si muoveva ancora, quindi riprendi tutte le forze e rifallo un'altra volta. Per fortuna è andato. Va bene, ok, superato questo attimo io così, mi sono rimessa a letto. A un certo punto sento che Ami sul pavimento faceva tutte le zampate. Dico, che sta facendo? Un balletto tipo di quelli, sapete, tipo irlandese. C'era un altro insetto. Cos'era questa volta? Un bel ragno. Lo sapete, i ragni non si uccidono, perché il ragno porta guadagno. Avevo paura che lui continuasse a cercare di mordicchiarlo, si pungesse e gli facesse qualche reazione. Ho detto, ci manca anche questo. Quindi schiaccia il ragno, porta guadagno. Se mi succede qualcosa adesso sapete il motivo. Niente, quindi è stata diciamo una serata interessante. Ho detto, per favore, Dio, fammi chiudere gli occhi, e se ci sia anche lo scorpione qua dentro non me lo faccio adesso. E quindi vabbè, comunque oggi è appunto pioggerella. Io ieri mi sono anche così improvvisata pasticcera. Infatti ho adesso una mia bella colazione. Guardate che carini. Ho fatto i muffin e la tortina di carote. Diciamo che per non avere ingredienti sono venuti buoni. Ho usato questi stampini in silicone che ho preso da Shane. Stessa cosa per la tortina più grande. Ottimo. E poi ragazzi, mi sono arrivati gli shampoo. Ma cosa è successo? In pratica è successo che prima ve l'ho detto, avevo comprato questo, il No Orange della Fanola. Non avevo letto che era quello da 350 ml. Ho detto, no, ti pare che pago così tanto? Chiedo rimborso, prendo quell'altro che almeno è più grande. Ho chiesto il rimborso, mi hanno ridato i soldi, ma c'era scritto non è necessario inviare indietro il prodotto, perché questo veniva dalla Thailandia. Si vede, tra dogana cosa, era più complicato rispedirlo indietro. Mi sono tenuta il prodotto. Poi appunto ho ordinato quell'altro, che è questo. Cioè guardate la differenza. E questo qui appunto è quello per brunette, non red. Mi avete consigliato, quindi oggi mi devo lavare i capelli, lo proviamo. Shampoo antirosso per capelli castani scuri. Ma Fanola è italiano? Perché sono iscritte in italiano? Adoro. Allora, i capelli sono stati asciugati. Adesso andiamo in bagno e facciamo un test. Perché non vi ho ripreso il prima, però vabbè. Tra l'altro sto vedendo Zombies. Non so se l'avete mai visto su Disney Plus. Aspettate, perché poi sto pure tribolando, che mi è arrivato il messaggio che mi devono rientrare delle tasse che ho pagato. Un bel amount di soldi. Quindi sto chiedendo a G1 se mi può aiutare, perché mi serve qualcuno che parla il coreano. Ci ho provato da sola, però essendo una voce registrata, stata al telefono, non ho modo di tradurre, ecco. Questo è il risultato. Non lo so, non capisco perché su di me non fa niente. Cioè io vedo solo un riflesso verde adesso. Non ce la faccio. Cioè
solo su di me non funziona. Cioè, guardate qua, è rimasto tutto. Tra l'altro stavo pensando di togliermi l'extension, almeno per l'estate, però non credo di poterlo fare da sola. Quindi o devo tornare dalle ragazze che me l'hanno messe, o devo chiedere a Rosso se mi aiuta. Però credo proprio me le toglierò per quest'estate, perché asciugarli, cioè, fa proprio calore. Stavo sudando prima, quindi bellissimi, no? Ci mancheranno molto. Però vabbè, poi nel caso si rimettono, non succede nulla. Sono finita qui nel mio angolino, sto guardando Harry Potter e l'ordine della Fenice. Mi sono chiesto una cosa, adesso magari qualcuno che ha letto i libri, perché io devo essere onesta, non ho letto i libri di Harry Potter. Fatta questa premessa, io devo capire perché la famiglia di Harry, a parte appunto la madre che è la sorella quindi della zia, non sono maghi, però sanno dell'esistenza, se aveva comunque la sorella, no? Ma tipo la famiglia di Hermione, che si ritrova con questa strega in famiglia così a caso, gli arriva la lettera ad Hogwarts, che cosa gli raccontano? Cioè, come la gestiscono? Quindi i genitori pure non sanno che tu sei una maga, un mago, una strega, quello che è. Questa cosa me la sono sempre chiesta, perché non lo so, cioè, se io mi alzassi un giorno e mi trovassi, non lo so, mia figlia che è una strega, insomma, un po' ci rimani, ecco. Quindi è una cosa curiosa. Magari qualcuno mi sa dire se nei libri effettivamente viene specificata come funziona in questo caso. Ok, sono passata adesso al principe Mezzosangue, che è quello che tra tutta la saga io personalmente preferisco di meno, perché non c'è questa grande evoluzione, non è che succedono queste grandi cose, a parte Draco che diventa un po' cattivone finalmente, così entra a far parte dei cattivoni. È più che altro un agglomerato di ormoni praticamente adolescenziali, però va bene, fa parte nel senso dell'età. Buongiorno amici da casa, stamattina mi sono svegliata, ho già fatto le mie cose, ho pulito, ho portato fuori Ami, ho cambiato i secchi, vabbè le solite cose, ma perché mi ripeto sempre? Tanto lo sapete, sono pazza, quindi ok. Ho lavato anche tutte le cose di Ami, perché aveva fatto un casino con gli ossetti questi giorni, quindi è tutto steso in questo momento. Mentre io, cosa ci siamo persi in questi giorni? Allora, due sere fa è venuta Rosalba, le ho rifatto alcune unghie, ok? Le ho detto, no Rosalba, tu mi devi assolutamente togliere l'extension, perché non mi andava a dire andare laggiù solo per toglierla. È successo, non ho più l'extension, mi sento due peli perché abbiamo tolto una massa che adesso vi faccio vedere. Il capello è stato messo qui, eccoli qua, guardate che bellini, poi tutti belli lavati. E io invece vi faccio vedere dopo, col capello sciolto, insomma, come viene il tutto. Ieri mi sono fatta aiutare per fare quella cosa del rimborso tasse, che abbiamo completato anche questa task. Con l'occasione poi mi sono fatta anche portare alla banca, perché dovevo alzare il limite del trasferimento dei soldi eccetera. E quindi insomma questi giorni ho fatto queste cose poco interessanti e via. Oggi però andiamo a fare una cosa fighissima. Dopo che Rosalba mi ha mandato 786 volte, e non è un numero fittizio ma è la realtà, questa cosa sia in direct che su TikTok, ovunque, ogni volta che avrei un messaggio c'era questa cosa e ho detto vabbè, mi sa che ci vuole andare. Andiamo sotto a Lotte Tower, che c'è un laghetto bellissimo, tra l'altro anche quando c'erano i ciliegi in fiore, però non siamo andate ovviamente. Comunque hanno messo questa cosa dei Pokémon, una figata pazzesca, e in teoria non mi ricordo se Dunkin Donuts o qualche altra catena ha fatto anche le ciambelline a tema Pokémon. Quindi oggi andiamo a fare questi giri. La mia amica mi sta scrivendo in questo momento. Ah, già finito? Sì, doveva andare a mettere l'extension tipo effetto manga. Vediamola, vediamola. Mi scrive che sono troppo, secondo lei. Non capisco che sono troppo lunghe. Vedremo. Per ora voi vi siete beccati questo spoiler. Sto per prendere la metro. Comunque questo è l'effetto del capello. Contando che ieri ci ho fatto un buco l'auto, perché ovviamente qua la pioggia non è durato granché. Questi invece sono gli occhiali che mi hanno regalato le mie amiche. Sono piene di protezione solare, come potete ben vedere. Trucchetto, alla fine ho fatto una cosa così molto leggera, non ho neanche il correttore. Ora ce la sentiamo tutta. Comunque si sta ad addio, c'è un clima fantastico. E il parco, la cosa dove dobbiamo andare, sta qua dentro, perché questo è Lotte Mall. Ce ne sono diversi ovviamente, questo qui è quello di Jamshi. Proprio uscita 11. Quindi aspetto Ross che arriva. Poi tanto facciamo le stesse cose, che si fa con la Ross? Noi si chiacchiera tantissimo, ogni tanto ce ne usciamo con certe perle. Siamo delle ragazze semplici, in realtà. Facciamo quello che delle ragazze devono fare. Parli dell'amica Jenny con i charms.
Non sappiamo effettivamente se siano disponibili oppure no. Madonna, 400.000 won il paglietto d'occhialo. Carina la questione charm. Sì. Oh, guardate che bellino così. Questo sta proprio in mezzo, il signore anche, tutto in mezzo. Bei colori, bello bello. Qua, questo è quello che vi dicevo delle ciambelline. Aspettate. Guarda lui che bravo, che fa la fotina. Chissà come sono dentro. Ecco le ciambelline. E vabbè, noi andiamo da un'altra parte. Vediamo se ci riusciamo. Venite qui all'Aqua Garden Cafe, che è quello con tutti gli acquari. Guardate qua. Un po' sovrapprezzato, ve lo dico, eh. Però è carino. Queste sono cose da bere. Ora la nostra amica ce lo prepara. Noi ci troviamo un tavolino. Ci sta che sei sovrapprezzato. Sì, dai. È dove andate a mangiare i pesciolini. Non so se lo sapete, ma Sephora qui in Corea sta chiudendo e sta svendendo tutto. E non ci sono più niente. Niente cose. Troppo ridere, vi giuro. C'è proprio vuoto. Io ragazzi sono tornata ovviamente a casa. Mi sono lavata i capelli perché dopo essermi tolta l'extension ancora non li avevo lavati. Ho provato ad utilizzare lo shampoo blu questa volta, che è quello, sulla confezione mi pare c'è scritto anti arancio, infatti ho tutte le dita un po' bluine, però mi avete detto di persistere perché ho un trattamento, quindi lo farò, quello ok. Magari una volta faccio uno, una volta faccio l'altro, tanto ormai ho comprati, ma poi qualcosa dovrà succedere, chi lo sa. Forse è un pelinissimo, ma proprio impercettibile, un pochino la differenza si nota, sempre sul ramato comunque. Piano piano l'aria. Pazienza. Detto ciò ragazzi, adesso penso farò uno spuntino perché poi siamo andate lì al caffè, tra l'altro non vi ho ripreso nulla perché ho messo tutte le storie su Instagram, quindi seguitemi anche lì perché altrimenti vi perdete dei pezzi. Mi sono proprio scordata, poi abbiamo iniziato a parlare robe, non siamo andate da nessuna parte a cenare perché volevamo andare al ristorante italiano, però poi chiudeva presto, non ci andava di correre e fare, quindi prossimamente andremo a provare anche dei ristoranti italiani per voi, così vi faremo una classifica prima o poi dei migliori che troverete qui. Però vabbè, sono dell'idea che se uno viene e sta qui solo per viaggio, cioè non ci provate neanche andare a mangiare italiano, cioè voi mangiate a casa vostra quando tornate, state qui e vi mangiate il cibo che si mangiano qui, giustamente, no? Se sa mai vi può servire, noi ve lo faremo. Detto ciò ragazzi, io adesso appunto tra un po' tanto vado a dormire, ho ricominciato a vedere Modern Family perché sono puntate corte, così anche mentre ero sulla metro lo stavo guardando, poi mi metterò a letto e fine. Buongiorno ragazzi, allora stamattina non volevo vloggare perché ho detto appunto non c'è nulla di particolare, ok? Sono andata adesso a fare una passeggiata con Ami, sono tornata e nella cassetta della lettera c'era questa. Ora, non so chi di voi si ricorderà, quando io e Jenna siamo andate a questo caffè qui, che sinceramente non mi ricordo anche in che zona sta, forse sempre vicino al Palazzo Reale, comunque costeggiando la parte, sì, costeggiando la parte più esterna tipo delle mura, c'è questo posto che si chiama Nuldam Space, che è un caffè appunto, ed è famoso proprio perché potete poi prendere queste lettere e mandarvele un anno dopo. Ora io pensavo non mi sarebbe mai arrivata perché ho scritto l'indirizzo in un modo che vi giuro ve lo vorrei far vedere, in questa scrittura coreana che sembra tutto tranne quella, posso veramente dire e sono orgogliosa di dire che almeno in quella sono migliorata. L'avevo appunto messa per il 19/4 in modo che mi arrivasse poi il giorno del mio compleanno, cioè c'erano fatti un po' questi calcoli, però vabbè ci sono state pure delle feste di mezzo, insomma vabbè non lo sapevo. Fatto sta che è arrivata ragazzi, quindi io adesso me la apro, non mi ricordo, cioè se devo essere onesta mi ricordo forse tipo una o due frasi che avevo scritto dentro, però non mi ricordo, ed è assurdo, devo assolutamente chiedere a Jenna se è arrivata anche a lei, però mi sa che per lei ci voleva di più e infatti avevamo fatto anche questi calcoli appunto per lei, visto che ci metteva di più l'avevamo fatta spedire anche un po' prima. Però adesso non sta neanche a casa sua perché sta facendo delle giri, delle folle con Cristina tra l'altro, quindi vabbè. Comunque questa è la parte dietro e poi qui insomma c'ho scritto tutta la mia roba, quindi no ragazzi, la prima cosa che c'è scritto: non usare mai più Tinder. Cioè vi lascio con questa perla. Tra l'altro a volte capita che mi chiedete: Ila, ma come fai? Perché ok, tu vai in giro, fai le cose da sola, mi fate sempre complimenti su questo fatto che
Cioè, per me è normalità, però capisco che magari alcuni hanno più difficoltà. Ad esempio, io oggi mi sono svegliata, non volevo vedere nessuno, parlare con nessuno, quindi già partita da questo presupposto. Però ho detto, ok, piccoli passi anche oggi. Quindi vi faccio un esempio. Io se tipo vedo che c'è qualcuno nel mio ascensore, preferisco aspettare, prendere il prossimo e stare da sola, no? Oggi ho detto, ma sai che c'è? C'era un tizio nell'ascensore, prendo l'ascensore insieme a lui. E anche Ami, quindi vabbè, non ero proprio da sola. E quindi una cosa è fatta. Poi appunto immaginate che non volevo vedere nessuno, vado al mercato, una papagna così tanta. E mi sono fatta le mie cosine. Mi sono detta, tu vai, le cuffiette, fai quello che devi fare, fine. Che a volte al mercato specialmente un po' mi impanico, perché ovviamente ci sono persone più anziane e devo per forza parlare coreano lì. Quindi ogni tanto, però vabbè. Tanto se non ci sono problemi ti dicono quanto devi pagare, gli dai carta, fine, insomma è facile. E quindi insomma piccoli step anche oggi, ripeto. Allora vi faccio vedere cosa ho preso. Le 30 uova, qua c'è scritto si possono mangiare fino al 20 giugno addirittura. Saremo a vedere, magari ci faccio qualche dolcetto. Poi di qua ho preso le mie verdurine, tutto ciò ho pagato 10 euro, queste 30 uova e tutte queste verdurine. Ho preso tutti questi belli funghettini che a noi ci piacciono molto. Poi questo è un tesoro, raga, perché 5 cetrioli, di solito al supermercato solo questi vi costano tipo 6 euro, non sto scherzando. Poi mi sono ricordata per fortuna di prendere sia il pak choi, che io adoro, sia le cipolle. Ho finito le cipolle, io non so come vivo senza. E poi, visto che c'era questa insalatina piccola che era scontata a 1000 won, quindi l'ho presa, perché poi sennò questa si fa cattiva. C'era anche quella grande, ma appunto non vale la pena. Poi vabbè, sono passata da Daiso, ho preso giusto due robine che mi servivano. Questo qua per profumare dentro ai secchi. Questa spugna che non ho ben capito, la proverò. Sembra tipo una spugna per lavare il lavandino, tutte cose. Poi ovviamente questi sono il mio santo graal. Le strisce adesive per i peli, ricarica del sapone e ovviamente la Cham Cham Sauce. Io questa la adoro. La metto ovunque, nelle zuppe, nelle tarze, nei ramen, nei ravioli. In teoria appunto si usa tipo come dip per la carne, barbecue, ravioli. Buongiorno ragazzi, allora sicuramente ci sarà un casino perché sto proprio sulla strada delle macchine come al solito. Comunque stamattina ho fatto le corse perché ho dormito malissimo. Quando mi sveglio col mal di testa vuol dire che proprio non è giornata. Però oggi devo fare un bel po' di cose, quindi ok. Mi sono piastrata i capelli e mi sono bruciata il collo. Guardate qua, sembra c'è un succhiotto. Quindi andrò in giro così, ho cercato di metterci il bepantol, mi si appiccicano i capelli ma... Vabbè, sto andando a fare il tatuaggio, non so bene dove. Vado dalla stessa ragazza che mi ha fatto anche la Namsan Tower, quella dietro il braccio. Lei è veramente super carina. Was this one, right? This one? Yeah. Oh. Ho deciso alla fine di farlo lì sul fianco, anche se io mi sono sempre riservata, tra virgolette, di non farli sulla parte vicino alla pancia per eventuali possibili gravidanze nella vita, perché poi ci tengo ovviamente che non si guastino. Però pensandoci ho detto, vabbè, mi sono fatta la tigre, questa qua in alto, no? Comunque, e questa è alla fine una frase, quindi ci sta. La ragazza è super carina, appena sono arrivata mi ha detto, ma lo sai che oggi pomeriggio deve venire una ragazza che ha visto il tuo scorso video, quindi probabilmente è una mia follower, credo si chiami Marta, in ogni caso ti saluto, che deve farsi una cosa molto simile a quella che ho fatto io l'altra volta, con all'interno però un altro monumento e gli stessi fiori. Quindi sono molto contenta, ero tutta emozionata. Era un po' che non mi faceva un tatuaggio, forse l'ultimo è stato sdentato, che tra l'altro anche lei ha detto, l'ho visto, quanto è carino. Abbiamo finito, è stata super veloce. Tra l'altro io oggi sono uscita solo con la protezione solare, quindi sembra che brillo. Guardate qua, oggi mi sono messa soltanto un po' di mascara. Questo è un altro motivo per cui devo tornare a casa, così mi sistemo anche un attimo. Rieccoci qua a casa, tra l'altro c'è il mio vicino che canta. Comunque mi sono già struccata perché non ce la facevo più. Cioè, ripeto, mi sono svegliata con questo mindset e non so perché, pure solo il mascara mi dava fastidio. Quindi mi sono struccata. Ovviamente sto usando i prodotti di Yepda, per cui mi hanno dato un super codice che vi lascio scritto sia qua, sia ovviamente nell'info box, con link, codice sconto. Ovviamente avete sempre il 20 su tutto quanto il sito. E vi faccio un po' vedere gli step quando proprio vado veloce, perché appunto ho già fatto lo skincare stamattina, adesso è soltanto diciamo una ripresa. Tra l'altro, momento skin verità, la questione delle mie bollicine si sta schiarendo. Devo dire, lo sapete che appunto il mio problema sono principalmente
che mi rimangono poi le macchioline. Quindi cosa vado a fare? Visto che ho già fatto la doppia detersione con, già lo sapete, il balm e la foam, quelle ormai vabbè le schippo perché cioè tipo va in automatico, quindi pelle detersa, vado ad applicare il siero per appunto la mia situazione macchie macchioline e anche per rivitalizzare un po', illuminare la pelle. Vado a usare il mio siero alla vitamina C, tra l'altro quando lo finite potete acquistare soltanto la ricarica, vedete, lo svitate, cambiate solo il booster. Vi ricordo sempre che sui prodotti di Yepto qua ci sono scritti gli step e quando li potete utilizzare. Quindi lo applico sulle mani, tra l'altro questo si asciuga molto velocemente sulla pelle, quindi lo tampono così penetra bene. E questo aiuta appunto a ridurre tutte queste macchioline, mi sta proprio aiutando tantissimo e sto usando solo questo. Poi vi dà subito un effetto molto più luminoso e molto più uniforme. Quindi provate a integrare la vitamina C se non l'avete mai provata, perché vi ho già ripetuto più volte che è veramente un toccasana. E poi, visto che io dopo non mi voglio truccare, per ora vado a mettere questo qua che è la mista all'acido ialuronico, quindi rintrogo sempre un po' di idratazione, faccio asciugare bene tutto quanto e poi applico un altro dei miei prodotti preferiti sul sito, che sono questi qua, i puff decongestionanti per il contorno occhi. E mi fa troppo ridere perché ogni tanto vedo le persone che lo applicano in modo sbagliato. In generale molti appunto patch contorno occhi hanno questa forma a goccia, vedo le persone applicarlo in questo modo, ma ragazzi la parte più piccola va verso il dotto lacrimale, questa voi la dovete mettere qua perché vi distende tutta questa zona qui. Adesso cari vi ho insegnato qualcosina di nuovo e questi appunto me li lascio in posa. Vi ricordo appunto che se dovete prendere qualcosa dal sito di Yepda potete farlo, trovate tutto quanto nell'info box. Io adesso poi penso che mi riposo un attimo e visto che è una bella giornata oggi penso che andrò a fare qualche cosa fuori da Seoul. Sono anche cambiata il giacchettino perché stavo morendo. Ho deciso di andare verso Swan, che è la parte più sotto, diciamo, dove c'è anche la libreria quella famosa che adesso si vede tutta geometrica. Però io in realtà voglio andare al bioparco proprio perché oggi è una bella giornata e c'è l'installazione di Winnie the Pooh che dovevo andare a vedere mesi fa, poi ovviamente mi sono scordata. Ieri sera ho visto il reel, adesso mi incammino anche perché con la metro ci vuole un pochino, quindi staremo a vedere. Io odio la linea blu della metro, che è questa che sto aspettando adesso, perché non passa mai, è una delle poche linee dove non ti dicono effettivamente l'orario. Quando arriva arriva, speri che arrivi. Quella volta dovevamo andare a Busan con Alessia, questa è quella che ci ha fatto perdere il treno perché abbiamo aspettato penso più di mezz'ora, non so perché questa linea forse ha tipo 2 metri sui binari e fine. Come non detto state attenti su questa metro perché passa più di una fermata. Ora cracca tutto qua e lo schermo, però questa è per un'altra direzione, non la mia. Appena scesa dalla metro e già sono scioccata perché i vecchietti, dovete sapere che hanno questa cosa, che provano sempre a parlarti, però il problema è che ti toccano, cioè perché mi dovresti toccare, perdonami. Quindi c'era questa signora sulla scala mobile che continuava, tanta, io mi giravo e facevo... Questo qui è tutto il parco che io sto costeggiando, potevo prendere l'autobus uscita dalla metro, però ho detto camminiamo, è un'area in cui non sono mai venuta, quindi ci sta, ripeto, oggi è una bella giornata, ce la godiamo. Tra l'altro è l'orario in cui c'è tipo la pausa scolastica e quindi è pieno di scolaresche in giro. E sì, se ve lo state chiedendo, anche qui fanno gli sciocchini a quell'età, però come è giusto che sia. Quindi ora cerco solo di entrare all'entrata giusta. Per fortuna posso camminare qui sotto all'ombra. Probabilmente dovrei anche mangiare qualcosa perché non ho pranzato. A parte non mi sembra anche di stare in Corea, vi giuro. Comunque lì c'è un laghetto, quindi adesso mi sono allungata perché avrei dovuto attraversare prima, però sono arrivata fino a qui, così mi attraverso e mi guardo anche il laghetto perché poi comunque dovrei proseguire più avanti. Questa tra l'altro credo sia l'università, cioè guardate che figo, sembra proprio un campus americano, non lo so, magari sto dicendo una cavolata, però prima ho letto university da qualche parte, quindi probabilmente è un'università. Guardate il laghetto dentro, ma è immenso, contate, eh. Eccoci qua. Cioè, questa cosa di Winnie the Pooh, non so quanto si possa leggere, vedete, fino al 31 di maggio. Quindi credo questo sia l'ingresso. Qui potevo già vedere qualcosa mentre camminavo. Allora, c'è qualcosa che mi risulta strano perché sono andata vicino al ticket e dice oggi chiuso. E quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo tornare. Lo vedete? Parte le persone. Il problema è che dal sito è da aperto, quindi cioè
Io ho pure controllato. Quindi le persone che ho visto dentro cosa stanno facendo? Stanno pulendo. Vabbè raga, ci dovremmo tornare. Tanto abbiamo tempo fino al 31. Certo, mi rode che sono arrivata fino a qui. Però ripeto, qualcosa si farà. Cambio di rotta. Mi sono fatta consigliare sempre dall'amica Jenna, perché lei si tiene tutte le cartelle divise bene, i posti da vedere. Quindi sto andando al Starfield, che è anche quello che c'è a Gangnam. Vi dico solo che ho camminato 7 km in un'ora, raga, per farvi capire le distanze. Perché oggi non voglio prendere questi autobus? Almeno faccio bagno, mangio e tutto. Ragazzi, almeno questo l'abbiamo raggiunto, eccolo qua. Ragazzi, sono andata al bagno, ho visto altri stranieri. Addirittura. Comunque, adesso dovrei capire dov'è sta libreria, perché ogni volta la mettono in dei posti veramente assurdi, dentro a questi centri commerciali che sono giganti. Raga, ma stava qui la libreria, una parte. Che strana. Ecco, mi devo soltanto girare, ma è minuscola, come l'altra. Ragazzi, l'altra fa lo stesso effetto, quella al Coex Mall di Gangnam. Sembra gigante, in realtà è minuscola. È proprio piccina. Graziosa. Faccio vedere col grand'angolo, perché vi giuro, se no non mi riesce neanche la ripresa. Eccola qua, la famosa libreria di Suwon. Bellina così, eh. Poi ci sono tutti i posti dove leggere i libri oppure studiare. Ora che ce l'abbiamo fatta, andiamo al settimo piano. Vi giuro, sto morendo di fame. Ho le gambe distrutte, distrutte. Dopo aver girato in lungo e in largo, mi sono seduta nel posto meno coreano di tutto il posto, penso. Però sono entrata in un negozio dove c'era tipo la pizza con il mais sopra, l'ananas e le fette di peperoni, che sarebbero tipo le fette di salame, no? E allora mi sono rifiutata. Lì mi è venuto il vomito, purtroppo. E ho detto, fammi andare in un posto dove, senti, voglio solo sedere, mi fa male tutto, vi giuro. Oggi è proprio la giornata, doveva essere una giornata rilassante e piacevole, e purtroppo è andata così. Almeno spero mi diano la bibita, perché sto morendo. Sto morendo. Comunque ho pagato più o meno 17.000 won, che sono, facciamo un 12 euro. Credo si chiami Pipit Burger. Le avevo detto qui, lei ha capito che io lo volevo portare via. Quindi niente, non mi merito neanche di stare seduta apparentemente. Vi giuro, non ho voglia di hamburger, zero. Però l'odore sembra buono. Queste sono patate dolci. Questa salsa. Salsa all'aglio, giustamente. Sembrano fatti da loro. Poi qui c'è l'hamburger classico, niente che, perché c'erano con tutte delle cose strane sopra. Molto buono. Ok, sono andata a prendere la metro, spero di non sbagliarmi. Cosa mi sono portata? Mi sono portata la protezione solare in stick, perché avete visto che mi sono bruciata. Qua sul collo mi è venuto questo cosino, e onde evitare che mi venga la macchia, ovviamente io ce lo sto ripassando, perché non vorrei mai. Però vabbè, io tanto lo stick protezione ve lo porto sempre, perché è buona cosa ripassarsela. Tornerò e magari vedremo appunto questo benedetto parco, bioparco, poi non so neanche bene come definirlo.